Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Spazzatura in strada a Posillipo. Gli agenti della Polizia Ambientale, in collaborazione con la SIA, hanno effettuato controlli nella zona della scuola Cimarosa e del teatro Posillipo, dove vengono spesso abbandonati sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, sacchetti di plastica, imballaggi, lattine d'olio esausto e perfino ossa di animali. Ripulita ancora una volta l'aria a cura degli operai di SIA. Amianto sversato in strada, un gesto criminale che può intaccare la salute pubblica. Nei primi tre mesi dell'anno i cittadini hanno segnalato 12 abbandoni di materiali contenenti amianto nei quartieri di Ponticelli, Soccavo, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano e anche nella zona di Via Tribunali. In collaborazione con l'ASL, gli agenti specializzati della Polizia Ambientale hanno presidiato le operazioni di messa in sicurezza e bonifica, procedendo al tempo stesso con le indagini per individuare i responsabili. Lotta al sacchetto selvaggio, ancora multe per chi getta i sacchetti fuori orario e per le aziende che non differenziano i rifiuti. In via Nuova Casoria ha sorpreso un uomo residente a Casoria mentre veniva a gettare in città spazzatura indifferenziata alle 7 del mattino. Analoghe sanzioni in via Carducci, in via Pigna e in via dello Scirocco. In salita cinese multato il titolare di un negozio responsabile dell'abbandono in strada di imballaggi cartacei, peraltro riciclabili. 10 multe per sversamenti fuori orario in via Montagna Spaccata, dove è stato sanzionato anche un grosso esercizio commerciale che si liberava sul marciapiede di rifiuti di ogni genere. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010 che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.